Buongiorno a tutti e a tutte, bimbe. Buona giornata. Non vi dico che giorno è perché tanto mi vedrete anche in giorni diversi della settimana, chissà. E quando mi vedete qua sapete già che sto per girare un vlog. Sono in pigiama, come vedete. Voglio farvi un vlog perché ho deciso, vediamo se riesco però, perché insomma, fra decidere e fare è tutta un'altra storia. Di fare un vlog a settimana dove vi racconto un po' di me, di quello che faccio durante la settimana, così magari inserisco qualche ricettina, qualcosa che faccio a casa, insomma. Oggi è domenica, dovevo andare a mare perché era l'ultimo giorno al Lido, ma c'è un bruttissimo tempo fuori e quindi ne approfitto per stendere delle cose, girare il video spesa, visto che ieri ho fatto una bellissima spesa da MD, compresa anche di cosine per la festa di Alice che farà il compleanno, giorno 18, e quindi insomma mi sistemo alcune cose in casa. Mando la sigla perché sennò poi me lo dimentico e cominciamo con questo bellissimo vlog. Allora, eccomi qua. Voglio cominciare a farvi vedere intanto queste tre cose che ho comprato ultimamente da Eurospin durante il periodo dedicato alle pulizie di casa. Se mi seguite su Instagram ho pubblicato tempo fa delle stories che trovate fra le storie in evidenza nella sessione pulizie, dove ho fatto vedere tutte le cose che Eurospin proponeva. In particolare, mentre c'è l'asciugatrice che va e sentirete forse il rumore di sottofondo, ho preso questo set di 12 panni in microfibra che ho già acquistato tempo fa, che si aprono da qui, se non mi spacco le dita. No, vabbè, comunque sono dei piccoli panni in microfibra pretagliati, non hanno completamente il... non so se si mette a fuoco, non hanno comunque la bordura cucita e li trovo veramente super pratici, ragazzi, li utilizzo veramente tantissimo, quindi appena li ho visti li ho ricomprati. Poi ho comprato questi panni sempre in microfibra per vetri, scusatemi la luce del lampadario, ma oggi piove e quindi c'è brutto tempo e ho dovuto accendere la luce. Questi qua vanno bene su tutte le superfici per una pulizia perfetta e io li voglio utilizzare per i vetri perché casa mia, se voi vi ricordate, è piena di ripiani in vetro, tipo il salone, ma anche la cucina stessa. Da questo lato, qua ci sono i panni che devo posare. Qua su questo ripiano qua in vetro, la mia stanza da letto è tutta con i ripiani in vetro. Quindi, insomma, questi sono i panni microfibre che ho comprato nuovi. E poi, fra l'altro, ho fatto anche le pezze con delle vecchie federe di cotone delle lenzuola, non so se lo fate anche voi, ma credo che lo fanno un po' tutti, per asciugare, che sono fantastiche. E poi ho comprato queste spugne abrasive antigraffio. Devo dirvi la verità, sono l'imitazione di un'altra marca più famosa. Devo dirvi la verità, non ero molto felice di queste spugne, però mi sono detta, se queste qua mi servono per non graffiare alcune cose che pulisco, che lavo con i piatti, sono più contenta, anche perché ho comprato una padella nuova e sinceramente non voglio graffiarla. Cercherò di tenermela buona per molto molto tempo. E quindi niente, tutto qua. Sta aumentando il vento, quindi io penso proprio che adesso devo ritirare, prima che cominci a piovere proprio fortissimo, devo ritirarmi questa qua, questa tovaglia che ho voluto stendere così perché ho detto con il vento poi si asciuga prima, però non vorrei che si rovinasse. Vediamo se riesco a farvi vedere. Ecco qua, visto com'è il tempo? Visto com'è il tempo a mare? E niente, quindi oggi niente mare, super vento. E quindi ho steso tutte le mie cose qua e adesso aspetto, devo stendere adesso l'intimo lì nel mio pubblicello di Ikea. Qua ci sono le mie cosine. Oh, santo cielo, sentite i tuoni? Qua c'è un piccolo
reparto che ancora devo sistemarmi nel balcone, ma in inverno non so se ne varrà la pena. Vorrei mettere delle mensole qui, vediamo un attimino se riesco a farlo. Oppure un pallet dove ci metto tipo realizzo delle mensole per metterci tipo il basilico, il prezzemolo, tutte queste erbe aromatiche che poi insomma voglio sistemare. Ma forse questo lo farò in primavera prossima, vedremo un po'. E vabbè, ragazzi, mi ritiro nelle mie stanze e comincio ad utilizzare queste spugne che ho Qui comprato. Piove a dirotto oggi. Oggi è lunedì. Oggi è lunedì, ragazzi, ieri è chiuso il lido, che tristezza. Sapete che ancora non ho preso le ultime cose perché ieri pioveva e oggi deve andare Fabrizio per forza, urgentemente, a prendere le ultime cose dalla cabina. Ma volevo farvi vedere che ho preparato per la prima volta, perché ancora non mi era successo di prepararlo, il passato di zucca. E questo l'ho fatto seguendo una ricetta molto facile. Prendete 500 g di zucca, la tagliate a cubetti, preferibilmente delle stesse dimensioni, e poi le mettete a 750 watt nel microonde per 10 minuti, ovviamente in un contenitore adatto per microonde. Dopo 10 minuti trovate praticamente la polpa già abbastanza pronta per essere schiacciata anche dalla forchetta. Io sinceramente l'ho messa nel Bimby, l'ho frullata proprio, l'ho fatta diventare una polpa molto vellutata, ecco, l'ho fatta diventare una vellutata e l'ho cotta altri 5 minuti perché sinceramente mi sembrava un po' crudina. Ed è una cosa spettacolare, spettacolare. Domani voglio fare il pumpkin spice latte. Se mi seguite su Instagram, credo proprio che metterò qualcosa, farò qualche story. Farò qualcosa. Nel frattempo, invece, ho tagliato la cipolla. Adesso taglierò a cubotti quest'altra zucca. È pochissima, però voglio fare un passato di zucca e voglio metterci i ceci che ho già precedentemente scolato. Sono ceci precotti di Eurospin, li ho precedentemente scolati e lavati. E quindi mi appresto a fare questa vellutata di zucca, poi ci metto i ceci e poi ci metto la pasta. Buon appetito! Per preparare questa ricettina dobbiamo usare una cipolla, 300 g di zucca tagliata a cubetti, un can di ceci precotti, una scatola di ceci precotti e poi la tua pasta preferita. E quindi ragazzi, ho fatto questo passato di zucca con la cipolla, ho aggiunto i ceci ed ha un sapore squisito. Adesso vado a mettere questa pasta, ovviamente al contrario, perché se no non sarei io. Questa pasta presa. Marì, zi Marì, presa da... Sono di Italia Rigati, ci stanno 9 minuti da MD. E poi si salvi chi può. Il sapore dell'autunno. Allora, per esperienza, quando si cucina la pasta nel Bimby, non si cuoce esattamente alla stessa tempistica che c'è scritta sulla busta. Io la cuocio più o meno 1 o 2 minuti in più. Infatti, in questo momento l'ho puntata a 10 minuti. Già sono passati 9 minuti e 36, sì. Quindi 10 minuti penso che bastino, però non sono neanche tanto sicura. Vi faccio vedere poi il piatto finito e vi dico se è buono, così eventualmente lo replicate da capo, lo replicate e subito dopo vi lascio una piccola clip dove vi metto la ricetta. Trita la cipolla, 5 secondi velocità 5, aggiungi 30 g di olio e sale, cuoci 3 minuti a 100 gradi, aggiungi la zucca e cuoci 5 minuti a 100 gradi. Aggiungi 500 g di acqua, porta a bollore a 100 gradi per 10 minuti, aggiungi la pasta e cuoci i minuti della pasta. 100 gradi, velocità soft, antiorario. E
adesso ragazzi prepariamo il pumpkin spice latte. Come vedete sto usando un latte di mandorla dal gusto naturale, quindi senza zuccheri aggiunti. Lo verso nel mio cappuccinatore che già conteneva del caffè, ma potete anche benissimo utilizzare il latte che volete, montarlo nel cappuccinatore e poi aggiungere il latte dopo. Poi ho preso la polpa di zucca che vi avevo precedentemente detto come avevo fatto e la verso dentro la mia bellissima tazza strega, della quale troverete il link nel box informazioni. Ne metto 2 cucchiaini circa, insomma poi fate voi in base ai vostri gusti. Quindi la inserisco dentro la tazza, ecco, 2 cucchiaini e mezzo più o meno. Dopodiché, eccola qua, vedete? Non so se si vede benissimo, però vabbè, ci ho provato. Dopodiché prenderò le spezie che ho fatto grazie alla ricetta che ho trovato sul profilo Instagram di Yaya Guardo. Cercatela perché è fantastica, cioè il suo profilo Instagram non ha eguali, credo. Ho messo quindi le mie spezie dentro la tazza, dopodiché ho, eccole qua, visto? Non ho voluto esagerare perché era la prima volta che lo facevo, quindi ho detto meglio poco, casomai ad aggiungerci. Ci siamo sempre ad aggiungere le spezie in più. Vado poi ad aggiungere anche un po' di sciroppo d'acero, certo questo non è il massimo della qualità, però vabbè, l'ho preso da Lidl e per ora mi faccio andare bene questo, poi comprerò quello più buono. Il latte nel frattempo è stato precedentemente montato fuori dalla videocamera, quindi una volta aggiunte tutte queste cose non mi resta altro che versare praticamente il mio cappuccino direttamente nella tazza. Poi mescolo tutto e lo assaggio. Ecco qui che sto cercando di farvi vedere quello che c'è dentro la tazza, ma non è molto semplice, quindi cerco di spostarmi dall'altro lato e vediamo un po' se con la luce si riesce a vedere qualcosa. Sì, si riesce a vedere qualcosina. Beh, insomma, vabbè, accontentatevi di questo, va bene, va benissimo anche così, non è un problema. Eccole qua le mie spezie con la zucca. Mescolo tutto e poi vado a versare il mio cappuccino già pronto.